Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi vi vogliamo presentare un video tecnica che prevede l'utilizzo di perline di conteria. Il video tecnica appunto è relativo alla realizzazione di una navetta interamente realizzata appunto con perline. Eccola qui, questa è la navetta, come vedete è interamente realizzata con perline, con delle perline 15-0 e con delle Delica 11-0. Ora partiamo con la realizzazione. Allora inserite nel filo, io sto usando il Farline, 36 perline 15-0. Sono le micro, piccoline, rotonde e chiudete a cerchio. Fate un cerchio, fate un nodino. Dopodiché, con l'ago ci spostiamo appena appena per andare a lavorare, a cominciare la nostra lavorazione lontano dal punto in cui abbiamo fatto il nodo. Ora cominciamo a fare un giro a peyote circolare, un semplice giro a peyote circolare, sempre utilizzando le 15-0. Quindi, come sempre, una la saltiamo. E in quella successiva ci andiamo ad infilare. Sono molto piccole, quindi questo primo giro, ecco qua, vedete, una la saltate e un'altra vi ci infilate dentro. La classica lavorazione a mattoncino tipica del peyote. Questo primo giro lo dovete realizzare interamente così. Ho proseguito un pochino, adesso metto un'altra perlina e infine poi metterò l'ultima del giro. Ecco qui, come potete vedere adesso l'ultima del giro io la vado ad inserire qui perché questa è l'ultima del giro iniziale. Quindi vedete il mattoncino? La devo andare ad inserire qui. E poi mi porto il filo verso l'esterno. Quindi mi inserisco in questa che è la prima del secondo giro, è quello che viene chiamato lo step up, questo passaggio. Ecco qui, abbiamo finito intanto il nostro primo giro a peyote, vedete, è perfettamente rotondo ancora. Adesso andiamo a realizzare un altro giro sempre con le perline 15-0 e andiamo a fare in modo che questo cerchio diventi appunto una navetta. Ora vi faccio vedere, voi dovete contare le perline che andate ora ad inserire e ne dovete inserire 8. Quindi una, due, tre, e 8, praticamente avete fatto mezzo giro. Adesso invece di inserire una perlina 15-0 ne andiamo ad inserire due,
Ora io ve le inserisco di un colore diverso per facilitare, diciamo, anche i passaggi successivi, però potete volendo inserirle dello stesso colore in modo che non si vedano. Allora, le inseriamo, in questo caso sempre abbiamo detto delle micro, quindi 15 0 2, come invece di una ne inseriamo due. È un passaggio normale, però è con due perline. Questo poi farà in modo che il cerchio diventi appunto una navetta. Di nuovo una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. E qui nell'ultimo passaggio ne inserite due, sempre micro, sempre però di un colore diverso. Vi inserite, come abbiamo fatto prima, nell'ultima perlina del giro precedente, ecco qua, e poi salite su con lo step up. Vedete, in questo modo già si comincia a vedere che non è più un tondo ma bensì una navetta. Ora continuiamo i nostri giri, ma cambiamo la perlina. Non inseriamo più la 15-0, ma andiamo ad inserire le delica. Inseriamo le delica. Adesso, in questo momento, noi dobbiamo andare a lavorare dove abbiamo messo due perline invece di una, e facciamo così. Qui mettiamo una perlina come abbiamo fatto finora, una delica, poi inseriamo una delica e ci andiamo ad infilare tra le due perline diverse, quindi nel punto dove avevamo messo due perline invece di una, le avevamo messe appunto diverse, noi ci andiamo ad infilare al centro e spingiamo un po'. Poi inseriamo un'altra delica e andiamo ad infilarci nell'altra perlina. Praticamente la delica la dobbiamo andare ad inserire tra le due perline, in questo caso bronzo. Questo gli darà ancora di più la forma della navetta, vedete? E poi continuiamo il nostro giro in maniera normale, regolare. Qui ritorna ad essere il classico peyote circolare, quindi andiamo fino a giù e lo andiamo a fare lo stesso lavoro anche nelle altre due. Ecco qua, come abbiamo fatto prima, ci inseriamo in questa, la prima bronzo, inseriamo una delica tra le due bronzo, come abbiamo fatto appunto dall'altro lato, forziamo un pochino perché ce la dobbiamo far entrare, e poi andiamo a finire il giro inserendoci come sempre nella perlina del giro che stiamo facendo, e poi andiamo su, ci portiamo su verso l'esterno. Vedete, sta prendendo proprio forma la navetta. Ora dobbiamo fare altri due giri a peyote con le delica 11-0 in maniera regolare. Vedete, qui adesso non c'è più il fatto che c'erano due perline, questo è proprio un peyote regolarissimo.
sto finendo il secondo giro, ecco, 1, 2, come sempre appunto ci infiliamo sotto per poi salire. Ok, a questo punto noi dobbiamo andare a realizzare l'altro, diciamo, lato della navetta, che poi dopo andremo a cucire. E per realizzare l'altro lato della navetta ci dobbiamo riportare il filo all'interno, quindi senza stando attenti a non saltare perline, ci portiamo il filo all'interno. Facciamo così, stiamo attenti perché sennò poi il filo si vede. Di nuovo il filo al punto di partenza, diciamo al giro di partenza, perché ora dobbiamo andare a realizzare un'altra navetta, che la andiamo però a realizzare direttamente cucita al lato interno. A questo punto noi è come se tornassimo indietro, dobbiamo andare a fare un giro a peyote con le micro all'interno. Questo punto è un pochino più difficile, però si realizza con estrema facilità. Mettiamo uno, poi ne mettiamo un'altra, e ora qui dove noi avevamo messo le due perline diverse le andiamo a rimettere, perché dobbiamo fare un altro lato perfettamente identico. Quindi inseriamo le due perline bronzo e ci andiamo ad inserire qui, facciamo proprio il peyote, però invece che verso l'esterno verso l'interno, in modo da, vedete, già si capisce quello che voglio fare. Voglio poi fare altri giri fino ad arrivare qui e cucire. Adesso quindi ripartiamo, le possiamo anche contare, come abbiamo visto prima sono sempre 8, prima di andare a reinserire le altre due dall'altro lato. La casma la spingete poi dopo. L'ago che sto utilizzando è un ago di quelli con l'occhio centrale, sono estremamente sottili, come potete vedere entrano anche nelle perline più piccole e anche più volte, perché in queste perline già ci siamo passati due volte, sono quelle del primo giro. Di nuovo una sola e adesso due. Dovete fare solo attenzione a inserirvi sempre in quella più esterna, che è questa. Perché qui un pochino forzate. L'ultima perlina di questo giro, come sempre prima sotto e poi sopra. E adesso, come abbiamo fatto prima, stiamo ripetendo gli stessi giri. Partiamo con un giro di delica andando ad inserirci prima qui, in quella accanto, è proprio il peyote, si fa fatica a vederle bene, ma non c'è, diciamo, è proprio il peyote circolare. Ora qui, come abbiamo fatto prima, ci inseriamo con le delica in una delle due, nella prima perlina color bronzo, quelle due che abbiamo messo in coppia per dargli la forma,
e nella seconda, ecco qua, forziamo e andiamo ad allargare. Dopodiché continuiamo in maniera normale. Ecco. Vedete? Stiamo andando a fare questo bordo, poi li uniamo e viene fuori la nostra navetta. Adesso facciamo due giri. Uno, come abbiamo fatto ora, mettendo una delica tra le due bronzo. Quello successivo invece sarà appunto regolare. Prima ne abbiamo fatti tre, ora ne facciamo solo due. Stiamo finendo il secondo giro. Uno. Questo. E qui, come al solito, facciamo lo step up, quindi ci infiliamo nell'ultimo e saliamo su. A questo punto vi volevo dire un paio di cose. Ecco qua. Allora, abbiamo fatto gli stessi giri sia da un lato che dall'altro. L'unica cosa che abbiamo realizzato nella prima parte, tre giri di peyote con le delica 11.0, in questo caso rosse, mentre da questo lato ne abbiamo fatti solo due, perché ora noi la dobbiamo andare a chiudere e quindi non possiamo fare un altro giro, sennò combaciano, cioè si toccano dal lato sbagliato. Invece vedete, ora si vanno ad incastrare perfettamente, quindi realizziamo l'ultimo giro a peyote senza inserire nulla, perché cuciamo i due lati. Io esco da qui, mi inserisco qui e tiro, poi mi inserisco qui e tiro, lo cucio, uno di qua, uno di là. Pian piano prende, si va a sistemare. Vedete? Si va a chiudere. Come la parte interna è chiusa perché ce l'abbiamo cucita subito, ora andiamo a cucire la parte esterna. Semplicemente andando a cucire i due lati tra di loro. Poi tirando il filo, la realizzazione, diciamo, si compatta, vedete, alla fine non si vede più niente, non si vede il filo, anche se a un certo punto può sembrare che si veda, quando voi poi lo tirate si chiude su se stessa. Finire tutto il giro e avete realizzato la navetta. Ancora no, ecco qua, ecco qua, qui ci siamo, ve ne accorgete perché chiaramente diventa più resistente, un pochino più duro il filo da infilare. La vostra navetta è pronta. Fate magari qualche altro passaggio prima di tagliare il filo, poi tagliate il filo e con questo componente potete fare poi qualunque cosa, volendo potete fare anche una catena inserendogli una dentro l'altra, oppure insomma dei bracciali, quello che volete. Ecco qui, il componente è terminato. Anche il video di oggi è terminato. Un saluto da Elisabetta. Ciao!